Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma sai, sui funerali, visto che Rosy Bindi è un'ex democristiana di vaglio, io direi che siccome oggi ai funerali di Stato sarà presente un ex democristiano... Come Mattarella, che è Presidente della Repubblica, quindi garante dell'unità della nazione... Se il Presidente della Repubblica ha ritenuto di dover essere presente, io mi sento garantito da Mattarella. Registro che poi ci sarà Mario Draghi, ci sarà Monti, ci sarà una serie di altre personalità. E lo stesso Massimo D'Alema oggi in un'intervista... Sì, è molto interessante l'intervista di D'Alema, onestamente. D'Alema stesso dice, certo, è stato un soggetto su cui il Paese in certi momenti si è spaccato, non ricordarlo sarebbe ipocrita... Ma cioè, sicuramente corrisponde anche a un sentimento persino di una parte dei suoi avversari, il riconoscimento, diciamo, delle armi. Io sono più interessato... Sì, insomma, diciamo che l'intervista di D'Alema è molto rispettosa dell'avversario, del combattente. No, se vuoi, poi finisce, diciamo anche che D'Alema... Pone il tema della giustizia, che sarà un è tema, questo, secondo me, di cui si questo, parlerà che molto. D'Alema stesso dice sui magistrati non aveva sempre tutti i torti. Bravissimo. Ecco. Cioè, il problema che lui ha sollevato è sacrosanto. Dopodiché, forse l'ha sollevato nel modo sbagliato, al punto che... Il campo dove bisognava fare la riforma della giustizia è stato talmente pieno di veleni che è diventato impraticabile, che questo è un grande tema. Solo una chiosa polemica nei confronti invece della chiusura del Parlamento. Dico perché essendo stato Berlusconi l'uomo del fare e che aveva l'etica del lavoro una in maniera ossessiva, compulsiva, credo che lo stesso Berlusconi avrebbe detto io vi ringrazio, però domani e dopodomani potete tranquillamente tornare a lavorare nell'interesse allora, del Augusto, paese. Allora Augusto, ti faccio dire la tua, peraltro...